Il figlio di Reina si è presentato alla TV di Stato da capo, ha parlato da capo e si è presentato al popolo di Cosa Nostra con questo ruolo. Ieri ha fatto un perverso salto di qualità. Ci sono due momenti chiari che svelano questa sua funzione. Quando ha parlato di Cosa Nostra, dicendo che Cosa Nostra è il tutto o il niente, nel linguaggio di Cosa Nostra lui è il tutto e quindi ha svelato quella violenza, quella sottile violenza capace di agire all'interno del popolo di Cosa Nostra. Un altro momento terrificante ieri sera, quando ha parlato dei collaboratori, sono dei traditori. Può apparire un linguaggio innocuo. Nel linguaggio di Cosa Nostra questo sta a significare i traditori si eliminano. Il giovane Rina è amato dal popolo di Cosa Nostra. Il popolo di Cosa Nostra attende un capo che li sa guidare con la forza, l'astuzia che un capo deve avere. Ieri sera ha avuto Rina questo comportamento. Ho avuto l'impressione, ahimè, che invece il servizio pubblico non è stato all'altezza di questa sfida, non ha saputo svelare questa perversa presentazione, non ha saputo bloccare un tentativo di un capo di presentarsi in modo plateale con i mezzi di informazione, con la virulenza della comunicazione come oggi ha saputo fare il giovane Rina. Blocchiamolo per tempo perché non dobbiamo conoscere una amara, triste e violenta stagione come l'abbiamo conosciuta nel passato.